progetto nasce ancora tantissimo tempo fa da delle relazioni che abbiamo instaurato con la Biblioteca Comunale di Trento e con la comunità di Wikipedia. In quel periodo lì ricadeva nel centenario della morte di Cesare Battisti e così la biblioteca riportò tutta la memoria di Cesare Battisti. Un libro tra questi libri. A un certo punto Giuseppe Parrotto, la persona della biblioteca che si occupa di questo, mi dice: hai visto che c'è una mappa? Ce ne sono più di una, a dire la verità. Una mappa di Cesare Battisti del 1915, rappresentante Trento. Una mappa che quando l'ho vista mi ha affascinato e mi ha affascinato l'idea di prendere una cosa analogica, quindi un foglio di carta, trasformarlo in digitale e darle poi voce. Guardare su quella mappa che è stata fatta più di un secolo fa, dove corrispondevano i vari punti della città di Trento e quindi georeferirla. Una volta georeferita è diventato uno strumento che chiunque può visualizzare. L'idea iniziale nasce dalla New York Public Library, la biblioteca di New York, dove la biblioteca di New York hanno un progetto che si chiama Space Time, in cui coinvolgono i cittadini nel raccogliere informazioni geografiche del tempo per vedere come è cambiata la città. Ecco qua, Trento Time Travel Maps si presenta con delle mappe di Trento. La prima visualizzazione che abbiamo è questa qui, di una mappa del 1915, che è proprio quella mappa di cui vi raccontavo, che mi piace tantissimo perché è da dove è nata tutta la storia. Se ci spostiamo verso il vecchio cimitero Corpo Santo, vediamo che qui c'è scritto bagno, qua possiamo anche aumentare lo zoom per vedere. E questo bagno qua, se andiamo a spostare la mappa, scopriamo che in realtà ora si chiama Vicolo del Nuoto, proprio perché una volta c'era una piscina. Possiamo cambiare le mappe fra di loro, ad esempio adesso sto utilizzando questa mappa del 1915 con una mappa del 1813, che è quella del catastro napoleonico. Zoomando inizio a scoprire anche qui la vecchia posizione del fiume. Questa qua invece è una mappa del 1943, questa che vediamo in nero, fatta dagli Stati Uniti. Sto spostando sul centro storico, mi sposto dove un tempo c'era il fiume non c'è. Ma l'idea di fondo è che quello strumento lì diventi uno strumento aperto, già lo è aperto perché il codice è disponibile. Quindi la mia parte è un pezzettino piccolino di una catena molto lunga che dipende dalla mappa più vecchia che vi sto rappresentando, che è del 1800, a mappe molto più moderne. Tutto quello che avete visto rientra quindi in quella che è la missione di FBK e soprattutto del Centro Digital Society: aiutare la società a capire meglio il digitale, fornendo degli strumenti che avvicinano sempre di più le persone al digitale. Tutto questo è il progettino nato Trent Travel Maps, che potete andare a visitare al sito trento.trenttravelmaps.it.